Un caloroso benvenuto a tutti gli amici Tech Different in questa nuova video recensione. Abbiamo ricevuto in questi giorni dalla gentilissima D-Link due splendidi accessori tecnologici in grado di rendere smart la vostra abitazione. L'N300 Wi-Fi Range Extender, come dice il nome stesso, permette di estendere la copertura del segnale Wi-Fi del vostro router. Di cui oggi parleremo è la Smart Plug, consente di accendere o spegnere gli apparecchi ad esso collegati, oltre a rilevare temperatura e consumi e molto altro. Scopriamolo insieme. Ringraziamo D-Link per averci inviato questo utilissimo apparecchio e procediamo con l'unbox. Confezione di acquisto in cartone davvero molto solida e ricca di dettagli, all'interno della quale troviamo una smart plug, una cartolina con QR code per connettersi allo smartphone, libretto di istruzioni in varie lingue, inclusa l'italiano e la garanzia. Il primo elemento che non possiamo non notare sono le dimensioni ed il peso, oltre al design squadrato che può piacere o meno a seconda dei gusti. Nonostante parliamo di un accessorio realizzato in materiale plastico, risulta essere molto solido, così come l'unico tasto fisico presente che consente di accendere o spegnere il dispositivo manualmente. Tasto retroilluminato di verde, questo così come il LED che troviamo lateralmente, che varia colore dal rosso al verde in base allo stato di configurazione. Per configurare questo accessorio scarichiamo l'applicazione MyD-Link Home dallo store, ci registriamo ed aggiungiamo il dispositivo scannerizzando il QR code presente anche sul retro del dispositivo. Scegliamo se connetterci tramite VPS o manualmente, scelta semplice e che consiglio. A connessione stabilita il LED passerà dal rosso lampeggiante al verde. Tramite l'applicazione ben fatta possiamo anche impostare un nickname e immagine, ma le funzionalità davvero utili e interessanti sono quelle che ci permettono di monitorare in tempo reale i watt che stiamo consumando, la temperatura ed impostare la protezione termica, ovvero impostare una temperatura limite che una volta raggiunta spegne automaticamente la smart plug. Possiamo poi pianificare giorni e ore di accensione e spegnimento o impostare delle azioni ad ogni avvenimento, ad esempio diciamo allo smartphone di inviarmi una notifica quando la temperatura raggiunge 60 gradi oppure di inviarmi una mail quando il consumo energetico raggiunge 30 kWh. Permettendoci quindi di essere sempre aggiornati e spegnere di conseguenza lo smart plug ovunque ci troviamo. In conclusione, oltre a ringraziare D-Link, penso che questo sia davvero un ottimo accessorio che dovrebbe essere presente in tutte le abitazioni. Tengo a sottolineare però che l'applicazione è disponibile solo per sistemi iOS e Android, lasciando fuori gli utenti Windows Phone. Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici vi rimando all'articolo completo da poco online sul nostro sito techdifferent.it. Se il video è stato di vostro gradimento vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un like qui sotto. Da Tech Different è davvero tutto, un caloroso saluto e alla prossima video recensione.